Ripley. Certo. Taylor è sveglia? Non è abituata ai lunghi viaggi. L'ipersonno potrebbe averla turbata. Non l'ho vista. Vado a vedere. Taylor, buongiorno. Ripley, sappi che non ci vedo proprio niente di buono in questa giornata. Hai visto Samuels? Sarà sveglio da ore, immagino. Tutto il personale sul ponte. Ci stiamo avvicinando a Sevastopol. Pare che ci siamo. Spero abbiate fatto un buon viaggio. La Torrens è in ottimo stato per essere di classe M, capitano. Era un relitto quando l'ho comprata. Ci sono voluti anni e molto lavoro per sistemarla. Ma ora ci sta ripagando bene. Ho sentito che ci stiamo avvicinando alla stazione Sevastopol. Stiamo attraccando? So che il tuo contatto è l'ufficiale Waits, giusto? Contatterò Sevastopol e organizzerò l'attracco con lui. Bene, diamoci da fare. Non preoccuparti, Taylor. È routine. Andiamo e torniamo. Connor, come andiamo? ISMG caricato e calibrato. Vettore di avvicinamento individuato. Prepara le comunicazioni, mi presento. Canale aperto, capitano. Avete i vostri documenti con le istruzioni? Osservate l'avvicinamento sui monitor. Mi servirà. Thank you.
per lei. Questo dannato posto cade in pezzi. Credo che serva più a me che a te. Andiamo, tesoro. La Sixon Communications è nella Crisis Tech. Non è vicinissima, ma con una navetta possiamo raggiungerla attraverso l'area di carico. Ma stai attenta, in quel posto ci sono spesso guai, ok? Eri tu che mi seguivi allora. Dovevo tenermi a distanza, qui non si può rischiare. Resta vicino a me. Cosa? Ehi, non muoverti. Oh, ok, ok. Non vogliamo problemi. Chi siete voi? Io vado a notare, è lei un elfo. Sono solo un paio di stronzi. Aspetta, chiamo l'ascensore. Non dirgli niente. Senti, ho fatto funzionare l'ascensore. Già una volta, ok? Mi dispiace. Buonanotte. Che cosa voleva dire? Perché sei stato così aggressivo? Sono tutti terrorizzati, ognuno pensa a sé. E lasciami fare, questo posto è vecchio, serve un tocco speciale. Sarebbe carino se tu mi dicessi che diavolo sta succedendo, adesso! Senti, tesoro, quando saliamo sulla tua nave, ci rilassiamo. E chiacchieriamo quanto ti pare davanti a un caffè. Già, sulla mia nave. Devo sapere che sta succedendo. E subito, cazzo! Bene, come ho detto, c'è un assassino. Un assassino? Che vorrebbe dire? Non l'ho visto, ma è qui. Ci sta eliminando uno per volta. Che stai dicendo? Uno psicopatico? Una persona? No, qualcos'altro. Un mostro. Dobbiamo muoverci. Di qua, sta giù. Ma che stronzate. Dovremmo cercare una via d'uscita. Sei fuori di testa. Non ci sono vie d'uscita. Almeno qui saremo al sicuro. Per quanto tempo? E se vengono a cercarci? Gli piantiamo una pallottola in testa. E ora smettila, mi stai innervosendo.
Vergognatevi, vi ho trovato. Problemi. Dovremmo girarli. Seguimi. Mi hanno detto che l'ho visto. E un po' di persone sono scappate. Se lo vediamo, scappiamo e basta. Amici tuoi? Mi sono già scontrato con questi tipi. Non gli piacciono gli estranei. Nemmeno quelli gentili come me. Ma dai. Non lo dico così per dire, cara. Se vuoi andarne a salutare, peggio per te. Quelle non sono armi giocattolo. Qualcuno dovrà pur fare qualcosa. Lo stanno facendo. Si chiama sopravvivenza. E ora tutti sono contro tutti. La paura ti rende pazzo. L'ho notato. E tu vivi qui? Che ci posso fare? Il mio maggiordomo è in ferie. Prendi quello che ti serve. Non sappiamo quando ci ricapiterà. Mi sono rifugiato qui per una settimana, aspettando una nave, aspettando te, immagino. Questo posto resta al buio molto spesso. Porta quella torcia con te. Cerca di non restare senza batterie. Stai attenta a come la usi, però. Non dobbiamo farci vedere. Andiamo. Da questa parte. E ora? Controllo il condotto. Dovrebbe esserci un altro qui intorno. L'ho segnato per non dimenticarmene. Axel, è questo? Aspettami, arrivo. Lo sapevo che era qui intorno. Visto? Ci penso io. Bel lavoro, Ripley. Da questa parte. Ah, è bloccato. Quegli stronzi ci hanno isolati. Seguimi. Ho capito. Dobbiamo attivare le due centraline contemporaneamente per aprirlo. Io mi occupo di questa. Tu vai a quella dall'altro lato. Ok. Pronta? Al mio tre. Uno, due, tre. Axel, dietro di te. Cosa? Fanculo! Venite qui, ho trovato il nostro ladruncolo del cazzo. Cazzo! Andiamo, gli altri stanno arrivando. Dobbiamo andare, ora! Ehi, bastardi! Muoviti! Sparategli! Cazzo! L'hanno ucciso. Seguire.
un sintonizzatore per l'accesso. Voleva forzare il sistema di sicurezza dell'ascensore. I circuiti sono distrutti, no problem. Devo solo trovare una nuova cellula dati. Proviamola e facciamola fuori. Di qua! Era il piano di sotto! Credo sia andata di sotto. Forza! No, non ci vengo laggiù. Scatola nera. Cosa? Cosa? No! Merda! Ok. Ok. Resta concentrata. Si sieda, prego. Qualcuno la riceverà a breve. Posso aiutarla? Devo raggiungere l'area comunicazione, è urgente. È un rilevatore. È stato modificato. Tutto bene. No, va tutto bene.
Fammi passare. Sono io, Junker. Non mi riconosci? Ascoltami. Dobbiamo ristabilire le comunicazioni a lungo raggio. Lei è isterico. Stai indietro, ti avviso. Risolviamo il problema. Andiamo. Sala controllo.
Ripley, Taylor è qui. Stazione al servizio del centro medico San Cristobal e della sezione. Ripley? È Ripley? Lascia perdere il portello. Gli ufficiali hanno sigillato tutto. Usa il cubo. Cara, chiudo il condotto dietro di te. Per sicurezza. Devo trovare un medico. Sono un medico. Una mia amica ha bisogno di aiuto, di attrezzature sanitarie. Anche io. Non è rimasto niente su questo piano. Ma c'è ancora molto di sotto nell'ambulatorio dell'ospedale. Come ci arriviamo? Sì. Ti sembra che io possa esserne in grado? Mi serve il tuo aiuto e a te serve il mio. Trova il codice d'accesso per l'ascensore di servizio e scenderò con te all'ospedale, ok? Codice d'accesso? Sì. Posso dirigerti da qui. Morley o Lingard potrebbero aver avuto il codice nuovo. Dovresti provare all'ufficio di Morley. Forza. Lavoro di squadra, eh? Andrà a vantaggio di entrambi. L'area in cui ti trovi era riservata ai pazienti più instabili. Bene, lungo quel corridoio. Ci sei? Questo è l'ufficio di Morley. Il codice d'accesso dovrebbe essere lì intorno. Hai trovato il codice di accesso? Allora, ci servirà anche la tessera d'accesso. Morley la portava sempre così. Trovalo. Rilassa. Dannazione, Pullman, sapevi che quella cosa era lì? Non dire così, pensavo potesse essere lì, è diverso, ora capisco. 1702, ok? Ora scendiamo all'ambulatorio. Ecco, raccolgo le mie cose e poi potremo andare. Thank you.
Samuels, c'è una certa Lingard, ufficiale medico superiore. Devo scoprire dove l'hanno inviato nel suo ufficio. Buona fortuna, Ripley. Sbrigati se puoi. Samuels, ho i medicinali. Siamo alla stazione della navetta fuori dalla reception del centro medico. Ripley, abbiamo sentito degli spari e li avrà sentiti anche quella bestia. Ripley, l'uscita dalla reception del centro medico è bloccata. Credo che per andartene dovrai attivare la procedura di evacuazione dell'ospedale. Ugh.
sintetici non dovrebbero uccidere così. Non capisco. Ci serve una navetta per andare al QG, ma è fuori uso. La sala controllo navetta è di sopra. Samuels dice che sei un ingegnere. Vai a qualcuno l'ha staccato. So che c'è qualcuno qui dentro. Che cosa hai fatto? Abbiamo visto. Lei non dovrebbe essere qui. Saliteci, ho avuto dei problemi e ci metterò un po' a tornare. Ti aspettiamo. Taylor non può, salirò sulla prossima. Come vuoi. Ripley, andandocene, abbiamo sentito delle voci, sta attenta. Siamo nel dipartimento dell'ufficiale. Alla fine delle scale vai a destra, non puoi sbagliare. Niente comitato di benvenuto? Vieni qui e basta, passo e chiudo. Stiamo calmi. Siamo al sicuro ora. Wade ha un piano. Ci hai pensato tu? Davvero? Hai fatto funzionare la navetta. I suoi piani del cazzo non hanno funzionato molto finora. Come sta, Taylor? Stabile. Tornerà in forze molto presto. Samuels è con lei ora. Ok. Sei riuscita a far funzionare la navetta, quindi siamo pari. Dov'è Riccardo? Prepara la prossima mossa.
Senti, ho da fare. Ho Marlowe in cella. Il farabutto che era in possesso della tua scatola nera. Dov'è la nave di Marlowe? La Nesidora? È in un'orbita di parcheggio intorno al gigante gassoso. Quel figlio di puttana non vuole darci i codici di comando per avvicinarla qui automaticamente. Magari puoi provare tu a convincere quel bastardo inutile. Va a parlare con lui. Marlowe? Chi mi cerca? Mi chiamo Ripley, sono con la compagnia. E sei qui per quella scatola vuota. Siete proprio astuti, devo dirlo. Sono qui per motivi personali. Mia madre era sul nostro omo quando è sparito 15 anni fa. Davvero? Cazzo. Beh. Cazzo. Non abbiamo trovato la sua nave, Ripley. Solo la scatola nera. Ma sono certa che abbiate trovato dell'altro. Che è successo là fuori? Devo andarmene da qui, Ripley. Magari possiamo accordarci. Intanto parla. Voglio sapere tutto. Controllo trasmissione. Mi ricevi, Luis? Molto chiaro, Marlowe. Ma vabbè. Facciamo piano. Voglio andarci con te. Quanto a casa intera, basta. Ok, piantatela. Concentratevi sul motivo per cui siamo qui. Non voglio errori. Eccoti qui. Foster, Mix, tenete gli occhi aperti. Decifrare il segnale? Negativo. Ottimo. Se è un mistero, allora nessuno lo conosce. Se nessuno lo conosce, potrebbe valere di più. Potrebbe. Un'occhiata qui intorno, magari c'è un punto debole. Aspettate qui, mi serve una mano. Heist, qui, aiutami a salire. Ho trovato un passaggio, lo controllo. Se non dovessi tornare, allora aspetterete di più. Ci è mancato poco, però. Non riuscirò a percorrere lo stesso tragitto per tornare indietro. Cerca di stare attento, mi hai sentito? Fessura nella roccia, state pronti, la farò esplodere. Andiamo. Seguitemi. Heist, qui. Aiutami a salire.
qualcosa di grosso. Attenti a quello che toccate, non voglio niente di danneggiato. Incredibile. Da quanto tempo credete sia qui? Che cos'è? Una cabina. Se è così, questa è una nave. Abbiamo trovato il nostro carico utile. Ehi, silenzio! Che c'è? Rischiamo di svegliarlo. Ehi, scusa, amico. Basta, stiamo perdendo tempo. Diamo un'occhiata. Marco, è una forma di vita. Era una forma di vita, ora è di nostra proprietà. Diritti di recupero. Dobbiamo rivendicarne la proprietà prima di qualcun altro. La Nesidora non è pronta per una cosa così grossa. E allora prendiamo quello che possiamo e torniamo indietro. Date un'occhiata, vediamo che altro c'è. Marlo, abbiamo trovato qualcosa. Tracce. Tracce? Sembra che abbiano trascinato qualcosa. Ma c'è dell'altro. E non ti piacerà. Che cos'è? Le tracce portano qui. È lo stesso nome che è sulla scatola nera. Lo stromo? Qualcuno è già stato qui. Forse hanno abbandonato la nave e sono arrivati qui. Lo vedo. Cazzo. Se sono arrivati qui prima di noi, perché questo posto non è stato registrato? Beh, se sono ancora vivi, diritti di recupero, addio. Scopriamolo. Troverò il segnale e lo spegnerò. Non voglio che qualcun altro trovi questo posto. Foster, Heist, controllate la caverna qui sotto. E questo cos'è? Non ho mai visto niente del genere. Non so cosa sia successo, credo che il segnale si sia interrotto. Marco, vieni a vedere. È incredibile. Sto arrivando.
dimmi di più. Dov'è la tua nave? Se riusciamo a riattivare le comunicazioni, quali sono i codici per portarla qui in automatico? Se vuoi sapere il resto, fammi uscire da qui. Non succederà, Marlo. È così? Allora sai dove trovarmi. Il mio display nella tua resistenza è illuminato come un albero di Natale. È qui. Andiamo col piano B. Qualunque cosa sia, ci sono anch'io. Ok, da questa parte c'è qualcosa che potrà servirti. Ho un piano per intrappolarlo. Prendi una navetta e raggiungi Riccardo nella torre Sistek. Vi coordinerò da qui. Sì. Riccardo è davanti a te. Ho mandato Samuels alla sala preparazione androidi. Appena quella cosa sarà morta, farò in modo di farlo accedere ad Apollo e disattivare l'isolamento. E Samuels è d'accordo? Ha detto che voleva aiutarci e io non so da che parte cominciare. E poi è un sintetico, è più facile per lui entrare lì. Infatti. Senti, Ripley, siamo gli unici in grado di salvare Sevastopol dal disastro imminente. Il disastro imminente è già successo, Waits. Ora possiamo solo ammazzare quel mostro. Sono nella torre Sistek. Ripley, occhi aperti. Sto rilevando molti sistemi danneggiati in quell'area. Quel mostro è stata una vostra idea, non mia. Sentito? Andiamo. Waits, quella bestia. Come facciamo a chiuderla dentro? La torre è in grado di processare composti di alto valore estratti dal gigante. Sigillata con doppi portelli, tutto. Quindi costruirai una gabbia intorno alla bestia e Riccardo la chiuderà dentro. L'entrata è più avanti. Usa il terminale della reception per aprire il portello. Riccardo sta finalizzando l'isolamento. Devi chiudere i portelli di sicurezza intorno alla tromba delle scale. Poi il deposito scopo, l'accesso per la manutenzione e la reception del server centrale. Fai rapporto man mano. Accesso manutenzione chiuso. Affermativo, ripeto. Deposito scorte chiuso. Ok. Reception.
Riccardo, l'uscita è aperta. Cristo, è chiusa. Non si muove. Che stai dicendo, Riccardo? Aprila. Oddio. Mi dispiace, Nipri, ci sto lavorando. Sono arrivata, Waits. Ok, devi attivare tutta la struttura. C'è un montacarichi su cui salire, ma è fuori uso. Sì, si ha tagliato i fondi alla Gemini. La Sixon ha provato a venderla per anni insieme a Sevastopol. Non ha avvocato nessuno, ma vuol dire che la sicurezza è ancora attiva. Ok, basta parlare, Waits. Waits, ce l'ho fatta. Ti segue ancora? Penso di sì. Ho un piano, va al laboratorio. Ci sono. Il laboratorio si può separare dalla stazione principale. Riattiva la corrente e i sistemi si ricollegheranno. Yeah.
Pronto? Pronto? Qualcuno mi sente? Ripley, sei tu? Sì, Will. Sono io, figlio di puttana. Mi hai chiuso dentro. Hai spedito il laboratorio nello spazio. Non avevo scelta, nessuna scelta. Hai visto quella cosa? Hai visto cosa può fare? Dovevo allontanarla dalla stazione con ogni mezzo necessario. Sì, usandomi come esca. Sacrificandomi. E ha funzionato, Ripley, ha proprio funzionato. Ci sono riuscito. L'ho espulsa sul gigante gassoso. La stazione è salva. Non grazie a Wade. È uno stronzo figlio di puttana, lo è sempre stato. E testardo anche. Se mi avesse ascoltato, le cose non sarebbero precipitate così. Ma è finita ora. Mi dispiace, per primo ho fatto un casino con l'isolamento. Lascia stare. Mi hai fatto uscire. Ci vediamo al dipartimento. Gli androidi sono strani da quando sono arrivata qui. No, stavolta è diverso. Hanno lasciato le proprie postazioni. Ne ho appena visti alcuni in un'area pubblica, non è normale. Ottimo. Fa attenzione. Sciolta, stanno attaccando a vista. Non capisco che sta succedendo. Non stanno solo reagendo alle intrusioni. È come se stessero cacciando. Chi? Tutti e nessuno. Che vuoi dire? Occhi aperti. Waits, ci sono delle porte di sicurezza lungo la strada. Puoi aprirle? Waits! Bastardi, bastardi assassini, lasciateli in pace, state giù! Bastardi! Ripley, sono tutti morti. Gli androidi li hanno massacrati. Perché? Ma che... Non lo so, ma credo che Samuels lo sappia. Samuels? Perché? Waits l'ha mandato da Apollo.
Devo trovarlo. Hai visto Taylor o Marlo? No. Non sono qui. Ok. Riccardo. Riccardo, se vado a cercare Samuels, puoi restare qui. Mi servono occhi e orecchie. Non ci resto qui, cazzo. Riccardo, ho bisogno che tu lo faccia. Puoi presidiare la stazione e coprirmi? Riccardo! Sì, certo. Sicuro. Resta qui. Chiudi i portelli e non far entrare nessuno. Guidami. Tornerò a prenderti. C'è qualcuno? Venga con me, per favore. Richiedere la mia attenzione. Affermativo. Vedo attività dei terminali ai livelli superiori della Sixon Synthetics. Ripley, non so se ce la faccio. Riccardo, devi concentrarti. Sei tu al comando ora. Al comando? Al comando di cosa? Di una stanza piena di morti, è un casino. Concentrati, Riccardo. Se Samuels riuscirà a comunicare con Apollo, gli... Riccardo, sono qui. Sembra il posto in cui i sintetici vanno a morire.
Io via contenimento, Omega. Ho saltato in aria, non posso avvicinarmi. Devo accendere il lavoro. Una vita per la tua. Una vita per bollo riservata ai dirigenti e ai sintetici della Sixon. Bene, stabilirò una comunicazione diretta con Apollo. Livello di rischio di biocontenimento Omega. Tutti i permessi annullati. Non ho tempo per questo. Stazione di merda, di solito. Samuels, è troppo pericoloso. Sì, davvero troppo. Dimmi in bocca al lupo. Samuels, non farlo! Attenzione, avvio della connessione con Apollo. Apollo, l'infezione è stata espulsa. La creatura non è più a bordo. La stazione è al sicuro. Richiedo che le operazioni di contenimento dei rischi vengano sospese. Allarme, connessione. Ripley, Apollo mi sta respingendo. Potremmo essere in pericolo. Samuels! Apollo, non mi fai interfacciare! Oh no! Domanda! Devi disconnettere manualmente i sistemi! Per
accedendo ai diagrammi della Sixon. Togli prima il cavo rosso. Ok, prima il rosso. Riccardo, se sei lì, rispondimi. Sono qui, scusa. Samuels è morto. Cazzo. Ha aperto la navetta di Apollo per me. Vado subito lì per disattivare l'isolamento ad Apollo. La prego, si calmi. Questa non è la soluzione. Sentito. Sul piano sopra il centro Apollo. Quest'area contiene tutti i sistemi di supporto di Apollo e il centro IA stesso. Apollo ha impedito a Samuels di disattivare l'isolamento a distanza, ma una volta dentro dovrebbe parlarti almeno. L'entrata è bloccata. I
telegrammi che usavano per il tour dimostrativo di Sevastopol sono nei paraggi. Vedi se c'è un portello secondario. Ok, vediamo. C'è un condotto elettrico collegato al centro Apollo. Posso usarlo? Pensi di passarci? Togli la corrente, fai dei respiri profondi, ti comprimi. Facile. Non verrò lassù a tirarti fuori se rimani incastrata. Infiltrarsi in un condotto attivo farà male, però, no? Dovrò togliere la corrente. Riccardo, il condotto è disattivato per ora. Sono riuscito a vedere i diagrammi di Apollo. Credo che tu possa usare il condotto della turbina per entrare. C'è un interruttore di emergenza per spegnerla lì vicino, ma non dura molto. Dovrai entrare velocemente. Sarà davvero dura. Buona fortuna. Ripri. Man mano che vai in profondità il tuo segnale radio diventa più debole. Ti perderò presto. Ottimo. Tieni le dita incrociate. Ci saranno un sacco di androidi Z laggiù, Ripri. È pericoloso. Samuels si è sacrificato per farmi arrivare qui. Devo provarci. Era un tipo in gamba per essere un sintetico. Già, Riccardo. L'entrata principale è bloccata. Idee sulla prossima mossa? Non ti sento, Ripri. Il segnale è debole. Riccardo? Maledizione. Se mi senti, trovo un altro modo per comunicare. Qualcosa non va con il mio auricolare. Sono qui, Ripley. Novità? Apollo sta seguendo i protocolli della Wayland Yutani. Cosa? La Sixon ha venduto tutto. Riccardo, Apollo si rifiuta di cedere. Dice che qualcosa non va con il reattore. Sei della compagnia. Dimmi che non te ne frega un cazzo di fare come dici. Mi dispiace, Riccardo, ma sono un pesce piccolo. Io, Samuel, Stay. Lo siamo tutti. Se scoprissimo qualcosa, Apollo non sarebbe così disposto a farci uccidere. Thank you.
Questo potrebbe fare seri danni. Venga con me, per favore. Correre può causare incidenti. Riccardo, sei mai stato al reattore? Mai visto. Ho fatto una parte dell'addestramento in uno di quelli, una vita fa. Riccardo, sono tutti qui. Chi? Persone scomparse, tutte. Sono intrappolate in una specie di tutto. Ci sono delle uova, sembra un allevamento. Vai fuori di lì, subito. Devo ripristinare la corrente della piattaforma dei condotti qua giù. Chiudo le comunicazioni, Riccardo.
Riccardo, posso distruggere il nido. Ripley, hai già rischiato abbastanza oggi. Posso attivare tutti i nuclei, poi mi sovraccarico e avvio lo svuotamento del reattore. Distruggerò qualsiasi cosa sia qua sotto. Non sto cercando di dissuaderti, Ripley, ma mi piacerebbe che non morissi. Ecco quello che succede. Ci sono dei circuiti di sovrapposto d'emergenza che portano l'energia in eccesso alle condizioni, essendo su ogni torre. Se li separo e scarico il sistema, lo svuotamento avverrà all'esterno e il nido si troverà in pericolo. Non ho capito niente di quello che dici. Prova solo qualcosa che è aggrappato. Riccardo, sto per distruggere. Ce ne sono ancora alla stazione. Merda. Mi dispiace, Riccardo. Torno al dipartimento dell'ufficiale, Ripley. Ti prego. Aspetta, Ripley, sta succedendo qualcosa di strano. Tu credi? Devi andare al centro medico. Ora! Lo svuotamento del reattore sta ripristinando i sistemi di Sevastopol. Luci, navette, forse anche comunicazioni. Credo sia la nostra grande occasione. Vai, subito! Non abbiamo molto tempo. Io scendo nell'area comunicazioni. Thank you.
Riccardo, sono al centro medico. Sei arrivato all'area comunicazione? Ci sono, ma è tardi. Apollo si è ristabilito dopo lo sfondamento del reattore e ha bloccato le comunicazioni esterne. Dannazione. Perché mi hai mandato qui? Piano dei ritri. Prova di andarmene. Il sistema ha rilevato una nave in avvicinamento a Sevastopol. Credo sia la Nisidora. Marlowe è riuscito a inviare i codici per il richiamo automatico quando le comunicazioni erano aperte. Dobbiamo raggiungerla. Sta attraccando. No, ma sta stazionando qui vicino. Vai alla zona delle ambulanze. Gli shuttle sono per le distanze corte, ma andranno bene. Ok. E tu? Riccardo, mi senti? Molto poco. Ripley, ti stai allontanando troppo. Il collegamento non reggerà per molto. Riccardo, mi senti? Ho riattivato i circuiti di base della Nisidora. I portelli dovrebbero aprirsi e speriamo torni la luce. Ancora nessuna traccia di Marlo. Ehi, Vivi. Benvenuta sulla Nisidora. Marlo! Dove sei, Marlo? Marlo, mi hai ingannato.
violando tutte le regole. Che stupido sono stato. Stupido. Non si può sconfiggere quel mostro, Ripley. Non si può. Puoi solo evitare di farci in contatto. Bisogna distruggerne ogni traccia. Una parola. Interrompere la tradizione della medicina. Fare in modo che la razza umana non ci entri mai più in contatto. Perché nel momento in cui c'è contatto, è la fine. La compagnia non verrà mai a sapere cosa è successo qui. Nessuno lo saprà. Non lo permetterò. Diventerà una bomba atomica. Distruggerai la nave e la stazione. Annienterà ogni traccia di quella creatura. Ripley, è l'unico modo. Non posso lasciarla viva. E non la consegnerò alla compagnia. Per poi ricominciare tutto da capo. Ascoltatemi! Perché fate così? Fermo! Fermo, Marlo! Marlo, per favore. Sai quello che ha fatto tua madre? Aveva capito. Se fosse stata qui mi avrebbe aiutato. E secondo te avrebbe permesso alla compagnia di rintracciare quella bestia? Nessuno deve sapere. Ci sono delle persone ancora vive sulla stazione. Marlo! Foster non è viva. Era mia moglie. La amavo. E l'ho uccisa. Oddio. Troppo tardi. È già iniziato. È già iniziato. Taylor, devo fermare il sovraccarico. Devi aiutarmi. Vai a quella console! Attenzione, sovraccarico del reattore di fusione in corso. Apri i sistemi di fusione, così posso lavorarci. Cosa? Devo mandare energia al generatore di riserva. Cerca le lettere A, U, X. Guasto nell'aggancio della nave. Servizio non attivo. Riccardo! Riccardo! Ripley,
L'esplosione della residua ha danneggiato gli stabilizzatori orbitali. Precipiteremo. Sto cercando di contattare la Torres, ma le comunicazioni sono bloccate. L'ambulanza che hai fatto attaccare è fottuta. La Torres è l'unica speranza. La trasmissione di Berlin si è appena tornata. Sebastopol, mi ricevete? Abbiamo appena visto saltare in aria una nave a tribordo. Ha fatto fuori un intero stabilizzatore orbitale. Non abbiamo un posto per attraccare. Per favore, diteci cosa succede. Possiamo prendere i sopravvissuti. Lascio aperto il canale. Passo e chiudo. Abbiamo compagnia. È arrivata la sicurezza della Sixon. Tieni pronte le armi, non sono socievoli. Mi sono dovuto nascondere sotto la scrivania. Che cosa voglio? La Torres. Hanno sentito la trasmissione. Vogliono contattarla. Stai bene. C'è un osservatorio vicino ai telescopi, vero? Sì. Dovresti trovare le coordinate della Torres, così apro io la porta per te. Non riesco a superare l'isolamento. Riccardo, l'ho trovata. Ora devi allineare manualmente le parabole con la posizione della Torres. Fatto. Esco fuori. Thank you.
Mettiti in posizione. Riccardo, preparati a spostarti, c'è niente. Riccardo, mi ricevi? Riccardo, rispondi.
vedo ora. Sequenza automatica di aggancio del cordone. Non ci saranno comunicazioni finché non ci siamo collocati all'altezza dell'orbita decadente della stazione. Aspettiamo che tu estenda i ganci della piattaforma. Non so come mi hai convinto a fare tutto questo. Thank you.
Posso raggiungerti se trovo una tuta spaziale. Stai attenta, Rizzi.
fatto male. Thank you.
andando sul ponte.